ma troverà il rigore di chi dice: tu mi chiedi flessibilità, ma poi con questa flessibilità che ci fai? Gli 80 euro che metti in tasca per procacciarti qualche voto? I 500 euro che metti in tasca per procacciarti qualche voto? Perché quando si chiede la flessibilità bisogna rendersi conto innanzitutto che in Europa la flessibilità è ampiamente utilizzata. La questione è che la Germania ha un surplus che ormai si aggira stabilmente sopra l'8% di esportazione, ma quello non viene portato sul banco degli imputati. Gli altri paesi hanno un rapporto deficit-PIL che nulla ha a che fare con il rigore, mentre noi per noi stessi applichiamo delle regole, poi chiediamo flessibilità per fare non manovre strutturali, ma semplicemente marchette preelettorali. E ci credo che alla fine l'immagine che ne deriva è quella di un paese non credibile.